Il presidente del Consiglio comunale di Bagheria Michele Sciortino ha convocato una seduta straordinaria in adoranza aperta per deliberare l'adesione al 40° anniversario della marcia antimafia a Bagheria Casteldaccia che si svolgerà il prossimo 24 febbraio. La seduta si svolgerà nell'aula consiliare Antonio Gargano del Palazzo di Città mercoledì 25 gennaio alle ore 10 con la presenza del pubblico. Per coloro che volessero seguire i lavori del Consiglio sarà garantita la sua pubblicità mediante diretta streaming. Nei giorni scorsi hanno già dato la loro disponibilità ai consigli comunali di Santa Flavia, Altavilla Milice e Ficarazzi. Lunedì 30 gennaio sarà la volta del Comune di Casteldaccia. Presentato ieri il progetto di rigenerazione urbana dell'atrio del Cavaliere a Bagheria, l'intervento fa parte di uno complessivo che coinvolge anche altre zone della città per una spesa complessiva di 10 milioni di euro. Il sindaco Filippo Maria Tripoli, insieme ai componenti dell'Ufficio progettazione del Comune, nei giorni scorsi ha incontrato anche i residenti del Baglio Cavaliere, poiché a breve l'intera area sarà oggetto di una serie di lavori di riqualificazione. I lavori saranno realizzati all'inizio dell'anno e interesseranno importanti assi viari, tra i quali i due corsi principali della città Umberto e Butera, Corso Baldassere Scaduto, il lungo asse che collega Bagheria con il borgo marinero di Aspra, Via Libertà, Via Domenico Quattrociocchi, Via Maggiore e Via Dammuselli. In via Castellammare gli abitanti da due sere sono totalmente al buio, a denunciare il disservizio alcuni cittadini che chiedono un intervento al Comune. In proposito, l'amministrazione comunale si scusa per il temporaneo disservizio e informa che sono in corso degli interventi di riparazione per un guasto alla pubblica illuminazione del quartiere Animesante. L'illuminazione pubblica delle vie della zona potrebbe restare spenta per l'intervento, ma nel giro di un giorno il guasto dovrebbe essere risolto e ripristinata l'erogazione dell'energia elettrica. I disagi per i cittadini potrebbero terminare definitivamente con il passaggio ai privati del servizio relamping e con l'installazione di sistemi automatici di regolazione per la sostenibilità ambientale del territorio e per la manutenzione della pubblica illuminazione. Accordo raggiunto tra Regione Siciliana e Gruppo Enel per estinguere i debiti relativi alle forniture di energia elettrica della missione Speranza e Carità. Un impegno che il presidente Renato Schifani aveva preso con Biagio Conte a fine settembre, in occasione della prima uscita pubblica del presidente eletto, l'intesa dopo una serie di interlocuzioni che il governatore della Sicilia aveva subito avviato con i vertici della multinazionale italiana per l'energia. Nei giorni scorsi l'ufficializzazione con la firma dell'accordo a Palazzo d'Oleanne tra lo stesso Presidente della Regione e il responsabile nazionale degli affari istituzionali territoriali Italia del Gruppo Enel Gaetano Evangelisti. La Regione si farà carico del debito finora maturato, al netto di una quota stracciata dal gruppo Enel e di eventuali ulteriori liberalità che dovessero pervenire a sostegno della missione. Con l'accordo raggiunto, Ennere si è impegnata inoltre a individuare e a sottoporre alla Regione le possibili soluzioni per la messa in esercizio di impianti fotovoltaici presso la struttura della Missione. A distanza di dieci giorni da quando una parte dell'intonaco del soffitto dell'asilo nido comunale Francesca Morvillo di via San Martino a Ficarazzi è crollato, non si hanno notizie da parte dell'amministrazione comunale circa i tempi della riapertura della struttura pubblica. È la lamentela comune dei genitori dei bambini costretti a casa, dato il prolungarsi dei lavori nei locali dell'asilo. Non si tratta di una semplice caduta dell'intonaco, perché non è così, dice Annalisa Pecoraro. E quello che è più grave, nessuno si venga ad informare noi genitori sulla durata dei lavori. Questa è la seconda settimana che siamo in difficoltà. Il problema non è stato creato né dai bambini né dai genitori, ma dall'incompetenza di qualcuno. A dare i tempi sulla soluzione del disagio è il sindaco Giovanni Giallombardo che rassicura i genitori. Il ritardo è dovuto agli interventi che hanno riguardato tutta la struttura per una manutenzione che forse non si era fatta mai in precedenza. Noi, dopo sei mesi di guida della città, abbiamo fatto la nostra parte e la settimana prossima riapriremo l'asilo per accogliere nuovamente i nostri bambini presso la struttura comunale. Un corso di formazione per operatori delle dipendenze sul tema cocaina, fermare, motivare e curare si è svolto ieri e oggi nel teatro di Palazzo Butera a Bagheria. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione ETS Casa dei Giovani con la collaborazione di Meditalia Main Sponsor e con il patrocinio del comune di Bagheria. Il corso di formazione prevede l'attribuzione di crediti ECM per gli oltre 30 partecipanti. Tra coloro che sono intervenuti il direttore UOC Dipendenze Patologiche dell'ASPE Giampaolo Spinnato, il presidente nazionale Intercear Biagio Sciortino il coordinatore del centro Soranzo lo psichiatra Mauro Cibin e la psicologa SMI Bisogni BS Esther Manera. Mantenere l'attenzione alta sulla droga a Bagheria è importante. Sì, assolutamente sì, soprattutto. è devo dire anche eh, devastante eh, ondata di crack che sta colpendo non soltanto Bagheria ma tutta l'Italia. È il momento giusto per cominciare a formare, per cominciare a prepararsi. Oggi abbiamo inaugurato a Bagheria, anzi veramente ieri 19, un corso specifico per operatori di comunità terapeutiche e per i servizi pubblici ma anche per le scuole. Abbiamo avuto una presenza a numero chiuso di 32 eh, partecipanti ieri e 32 oggi, ci sono anche le forze dell'ordine. Questo è significativo perché il crack è una modalità di aggancio e un craving completamente diverso. Noi abbiamo dato una risposta immediata eh, dopo le manifestazioni a Palermo, a Bagheria: eh, per fare qualcosa, bisogna fare qualcosa, ma questo è il primo tassello: bisogna preparare e formare perché l'aggancio con eh, il futuro di crack, vista anche la eh, potrei dire. Età molto bassa, abbiamo persone di 13-14 anni, abbiamo persone che si prostituiscono per una, per una piccola dose, credo che sia la risposta giusta. Oggi penso che Bagheria abbia inaugurato il primo corso al Centro Sud proprio sul crack e sulla cocaina. Cerimonia per il conferimento del premio Rocco Chinnici nel salone della scuola media Pino Pugliese di Missil in occasione della giornata della trasparenza e dell'anticorruzione. Presenti il sindaco Rosario Rizzolo con l'amministrazione comunale, il presidente della fondazione Rocco Chinnici Giovanni Chinnici, il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici e altre autorità politiche e militari. Ha fatto gli onori di casa il dirigente scolastico Ritanna Maria Latona. Per me il premio Rocco Chinnici è ormai diventato un momento di riflessione, dichiara il sindaco Rizzolo, ma anche qualcosa di più, un momento quasi terapico in cui, sia pure per poche ore, lasciamo fuori da questo luogo le preoccupazioni quotidiane, i ritmi forsennati e le cadenze giornaliere della politica locale per riflettere, confrontarci e parlare di cose più alte. Nel corso della manifestazione sono stati premiati Vincenzo Mulei, militare dell'esercito, Francesca Azzarello, sottufficiale dell'esercito e il poliziotto Giusto Scianna.